Presidente, non è solo un problema di fondi insufficienti. No, qui è tutto un problema, ecco, pensiamo che il problema che nessuno dice è il tempo, è l'asso temporale. Stiamo ancora raccogliendo le istanze delle scuole, dobbiamo fare dei progetti per capire come fare nuove classi, bisogna trovare le ditte, bisogna fare gli affidamenti. C'è agosto di mezzo e il 14 dobbiamo riaprire. Ecco, se uno pensasse a questo dovremmo andare a Roma solo a protestare, perché questo è quello che ti viene. Abbiamo 60 giorni e solo un folle può sognare di far tornare, ecco, a scuola i ragazzi. Linee guida che cambiano ogni giorno. Ecco, qui dico che loro non hanno la percezione reale di quello che sono i nostri territori. Non riusciamo a trovare gli spazi necessari e le soluzioni necessarie, perché il mondo scuola non è soltanto lo spazio dentro l'aula, ma è a 360 gradi, quindi varia, svaria dal trasporto scolastico al trasporto pubblico urbano extraurbano, la gestione di alcuni convitti, di alcune mense, i bar che si trovano all'interno delle strutture, quindi è molto complessa. Ad oggi la situazione è ancora abbastanza critica, però si sta lavorando di comune accordo con i dirigenti scolastici, che si è creata una bella sinergia. Noi abbiamo ricevuto come provincia 750.000 euro per gli interventi leggeri, come sono definiti. Interventi leggeri significa che in provincia di Chieti ogni scuola avrà 15-20.000 euro, che non sono assolutamente sufficienti per gli interventi che i presidi ci chiedono, giustamente. E quindi noi dobbiamo dire che questa situazione non è così chiara e sicura. Poi la responsabilità sicuramente ricadrà su di noi o sui sindaci, però noi dobbiamo dire che effettivamente, immaginate, nel mese di agosto i fornitori, se ci possono consegnare materiali e necessità che noi chiediamo, dovremmo anticipare, ma adesso in questo momento noi siamo ancora in fase progettuale, quindi io penso che una riflessione non solo qui in Abruzzo ma a livello nazionale il governo lo debba fare questa riflessione, perché non potremmo poi presentarci il primo giorno di scuola senza avere quelle disposizioni per il Covid, che sono diciamo una garanzia. Noi abbiamo delle ragionevoli convinzioni che questo modello che si vuole applicare per quanto attiene al distanziamento sociale all'interno delle aule non sia un'azione possibile, soprattutto non sia possibile alla stregua di come ci viene indicato. Soprattutto quando si dice che è possibile modificare, reperire altri luoghi, altri ambienti, altri spazi. Io ho già rappresentato direttamente alla ministra Azzolina le difficoltà e i rischi ulteriori nei quali ci potremmo imbattere laddove andassimo a interessare spazi nuovi, spazi che hanno bisogno di una verifica di vulnerabilità, spazi per i quali occorrerà verificare la capacità di esodo, quindi tutta la normativa antincendio e quant'altro, quindi sulla sicurezza in generale, di impossibilità di praticare questo tipo di protocollo. Quindi io credo che questo sarà un fenomeno che riscontrato tutto il territorio nazionale. Diffido e dubito che in qualche luogo si possa applicare con agevolezza. Io credo che alla fine non sarà possibile fare questo. Certamente in qualche caso sarà praticabile, ma nella gran parte dei casi no, quindi si determinerebbe persino una discriminazione per i più fortunati e meno fortunati.